Torna anche quest'anno e precisamente il 22, 23, 24 settembre Vivi il Verde alla scoperta dei giardini dell'Emilia Romagna. La rassegna promossa dall'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia Romagna giunta quest'anno alla quarta edizione. Se scorriamo il programma disponibile sul sito dell'Istituto Beni Culturali, tantissimi sono gli eventi, a decine, da Rimini a Piacenza. Partiamo con le escursioni sull'Appennino bolognese, ad esempio al Borgo di Tresana, oppure nel Ferrarese, all'area verde del Montagnone. Si prevede un trekking teatrale partendo dal parco di Villa Spada a Bologna e anche un trekking notturno a Nonantola. Avremo visite ai giardini con spettacoli nei castelli del Ducato di Parma e Piacenza, visite ai giardini di ville private come Villa De Verger a Rimini, Villa Sorra, Villa Saffi dove sarà organizzata una cena all'interno del giardino, Villa Arnodi Albinea, Villa Nobili a Guastalla. Visiteremo i parchi della Reggia di Colorno, di Rivalta, l'Orto Botanico di Bologna, tra i più antichi in Europa. Faremo pedalate in bici nei parchi e giardini di Ravenna, nei parchi di Guastalla, al Parco Cervi di Rimini e scopriremo il Borgo San Giuliano con le sue aree verdi e giardini, quel borgo caro a Federico Fellini. Visiteremo il labirinto dell'Amazonia a Fontanellato, il più grande labirinto del mondo realizzato con 22 tipi di bambù. A Pavullo scopriremo il Parco Ducale, a Reggio Emilia al Parco del Mauriziano, il Parco dei Sassi di Rocca Malatina e al Parco Bucci a Faenza un'esperienza incredibile attraverso una vista dall'alto coi droni e addirittura con una mongolfiera. Presenteremo anche dei volumi, il Pomario della Villa, dedicato al frutteto di Villa Smeraldi del Museo della Civiltà Contadina, e Giardini nel Tempo, dal mito alla storia, all'interno della rassegna Giardini d'autore a Rimini. Non resta allora che scegliere il proprio evento e buon Vivi il Verde a tutti!